Buonasera e ben ritornati a questa nuova rubrica Ipnosi, Autoipnosi e Pronto Soccorso Emotivo. Stiamo facendo questo percorso assieme al dottor Andrea Cirelli. Buonasera e ben ritornato. È psicoterapeuta e specializzato appunto in psicoterapia breve con l'ipnosi. Oggi parleremo insieme sempre ad una sua ex paziente e ora collaboratrice, Valentina Finazzi, che è direttrice dell'Associazione Promozione Sociale MEPAI, Life Coach, e oggi scrive anche per Vanity Fair, quindi chiederemo qualche cosina relativa alle richieste che arrivano su questa rivista, richieste di aiuto, di consigli per quanto riguarda le emozioni. E proprio di emozioni, stress, paure e somatizzazioni parleremo oggi. Allora, cosa vuol dire somatizzare? Molti di noi, soprattutto i nostri telespettatori, sono abituati a conoscere la psicosomatica, no? Cioè, dalla psiche poi si sviluppa la malattia a livello fisico. Cerchiamo di andare oltre a questo aspetto. Ci sono dei discorsi talmente profondi da fare su questa cosa, nel senso, noi sappiamo, per esempio, che una donna che si trova a manifestare un tumore al seno sta molto attenta quando c'è una familiarità, no? C'è la nonna, la sorella, la mamma, quello che è. Quindi si va a valutare oggi l'aspetto genetico, vedere che la tua genetica ti predisponga a qualcosa. Mamma mia, speriamo di no. Sappiamo bene, la scienza ce lo dice, non lo dice certo una persona così, ma ce lo dicono gli studi, che noi possiamo intervenire sulla predisposizione genetica, ma non tanto a livello chimico o cosa, ma con una gestione della nostra vita nel benessere. Perché la costruzione di una graduale serenità, benessere e qualità della vita agisce sviluppando anticorpi e facendo sì che questi geni non si sensibilizzino. Okay? Quindi c'è un aspetto generale che è quello del dire vivi bene con le emozioni, abbassa il tuo stress, perché altrimenti riduci le tue difese. Infatti voi avete lottato e siete stati bravi per dire ragazzi attenzione a parare subito vaccini e cose per il coronavirus, perché prima bisogna pensare a uno stile di vita sano, e io aggiungo anche alle emozioni e allo stress vissute e gestite, così abbiamo le difese. Ma di solito però la psicosomatica si parla per un linguaggio del corpo, che dove il sintomo psicosomatico è l'espressione di un conflitto interiore. Noi ricordiamo il faro della notte, che è stato Freud, che parlava di conversione, quindi un'ansia e un'angoscia vanno a convertirsi in un sintomo fisico, e secondo dove viene ci dice qualcosa anche quello. Quindi mi sembra avremo anche una puntata in cui parleremo di questo linguaggio del corpo che a te piace, dove l'occhio, per esempio, un disturbo all'occhio che ho avuto di una paziente, vuol dire mi sento giudicata, vivo troppo il timore del giudizio degli altri, questo mi ha colpito giustamente all'occhio. L'avesse colpita alla gola, voleva dire un'altra cosa. Ora, cosa succede? Prima di andare a parlare di conversione di discorsi complessi a livello psicodinamico, andiamo a dire che tipicamente le rabbie, risentimenti, rancori repressi e non espressi, ok? Insieme anche ai dispiaceri, ai rammarichi che uno cova ancora dentro, all'amore che non ha potuto vivere, certamente che rimane bloccato, però la rabbia, il risentimento, il rancore tipicamente repressa e non espressa va a sfogarsi nella somatizzazione, dove somatizzazione vuol dire una malattia funzionale che non deriva tanto da un batterio, da un virus in sé, o non da una frattura certamente che uno prende in un tamponamento, ma deriva dal fatto che è, diciamo, l'espressione di questo conflitto che la persona viva. La rabbia, il risentimento, il rancore e la frustrazione va espressa canalizzandola. Tenuta dentro diventa rabbia contro me stesso e quindi va nella somatizzazione, nell'idea ossessiva. Tra l'altro, Nicola, la saggezza popolare già dice
Sì, guarda che se lasci quella situazione lì ti viene il mal di pancia. Mi ricordo io, mia nonna diceva, guarda che ti viene il sangue cattivo poi se fai così. Quindi già vox populi, vox dei, il popolo ha sempre riconosciuto come la compressione di un... Bene, noi oggi siamo in grado di andare a intervenire in tempo breve sulla somatizzazione andando a superarla. La scommessa maggiore che facciamo non è tanto che ci sia uno, ci siamo alcuni noi che diciamo siamo pochi che abbiamo queste tecniche di psicoterapia breve, ma forniamo a tutti, okay, la possibilità di autogestirsi, che è il senso poi di questa serie, mi sembra, di puntate che stiamo facendo. Se mi permetti di continuare, l'analogia che mi sono preparato è questa. Io per problemi miei vado da un medico ortopedico, lui lavora a fianco in una stanza dove c'è anche un osteopata. È bellissimo perché l'osteopata non è una figura clinica in senso stretto, ma sono estremamente accettati da questi medici, tra l'altro ex primario questa persona, non un medico qualsiasi, dice no, tu fai con me, io guardo le radiografie come io guardo i miei effetti come psicoterapeuta, io faccio i miei test, le mie cose, ti controllo se devi prendere un farmaco o no, speriamo di no, poi vai nella stanza di là dell'osteopata, che sarebbe il mio coach, e lui ti sblocca, ti fa i massaggi, ti insegna a gestirti. Quando vado dall'osteopata, dove vado io, lui mi fa i massaggi, però mi dice, adesso a casa fai quegli esercizi lì. Vuole che faccia, ce n'è uno dove mi devo appoggiare al letto, stare sdraiato, fare delle respirazioni, l'altro che devo farlo giù, l'altro supino, l'altro prono, se non lo faccio roba che non mi vede l'incontro dopo. Quindi qual è la novità? La novità è che il medico o lo psicoterapeuta dicono, noi problemi psicopatologici o medici ci siamo noi e per carità non scherziamo, siamo preparati, abbiamo studiato anche 10 anni, anche di più, benissimo. Ma poi c'è chi ti fa il trattamento, se vuoi, energetico, che per uno sarà energetico fisico, per noi energetico emotivo, non solo, ma quello che ti fa il coach su di te, ti addestra anche ad autogestirti a casa, quindi che le persone sappiano che non ci sono più i problemi di costi, di tempi o altro, uno se vuole ce la può fare ad autogestirsi, anche nelle somatizzazioni, è una prova evidente, ce l'abbiamo in Valentina questa sera. Quali erano le tue somatizzazioni, Valentina? Sicuramente un peso eccessivo, perché comunque, come ho detto anche nella puntata precedente, ero arrivata a pesare 130 kg e una gastrite molto molto forte, molto, cioè da dover prendere comunque la pastiglietta. Dopo l'intervento? Sì. Ma dopo l'intervento di chirurgia bariatrica, nonostante tutto, mangiando 30 grammi di pollo? Esatto. Una delle conseguenze naturali di un intervento di chirurgia bariatrica è proprio quella che nello stomaco si sviluppa la gastrite. Io ho risolto questa gastrite proprio attraverso l'uso del negoziato emotivo, lavorando con Andrea, è passata. Quindi io adesso non sono più subordinata al dover prendere la pastiglia tutti i giorni. Quindi mi piacerebbe capire, non l'abbiamo fatto vedere l'altra volta c'è stato diciamo il trattamento, no? La parte quella primaria, ma che cosa vuol dire apprendere questa indipendenza a livello emotivo? Cioè avere le chiavi di accesso, non so, per superare la somatizzazione, la voglia del cibo che tu avevi. Che cosa fai? Cioè, raccontaci un pochino che cosa succede e come per esempio ti guarisci, cioè ti risollevi, ti calmi, ti rassereni. Allora, il negoziato emotivo, comunque la conoscenza di quello che è il nostro inconscio, il nostro io bambino, avviene prima tra tutto attraverso dei segnali del corpo che prima ha nominato Andrea. Quindi, sulla base di un segnale che io do, che può essere questo, piuttosto che può essere raschiare, capisco che cosa mi sta dicendo in quel momento il mio bambino. Dov'è il problema? Ecco, il tuo io bambino, scusa se ti interrompo, è l'ultima cosa che vorrei fare. Chiamiamolo inconscio, okay, perché credo sia più comprensibile inconscio. Questa voce interiore, inconscio. Questa emozione. Ecco, ok, te lo dico per suggerimento, vai. Quindi questo inconscio si esprime con un suo linguaggio, che sono appunto i segnali del corpo, e accetta che gli venga dato un qualcosa in cambio di un risultato che noi chiediamo. Cosa succede? Succede che nel momento in cui si impara l'autolettura dei segnali su se stessi, una persona comincia a comprendere le proprie esigenze. E credimi, Nicole, la prima cosa è la consapevolezza, perché se già capisci che cosa ti manca, che cosa vuoi davvero, hai già fatto il primo passo verso il cambiamento. È come se acquisissi un canale veramente di comunicazione diverso. Ok, però per far capire... Cioè, quali sono le tue chiavi che hai in mano? Ho visto anche nelle altre puntate, non di questa rubrica, ma quelle che abbiamo fatto insieme in trasmissione, che le persone
utilizzano, adesso non so se tu ti domandi qualcosa o vai a vedere come ti comporti, che domande ti fai, però visto che molto spesso vi toccate... Movimento sbriciolare, sì, assolutamente. Sbriciolate con le mani, oppure, non so, c'è qualche altra cosa che fate? Ci puoi far vedere quale tipo di somatizzazione, non so, una che ti viene in mente e come comunichi col tuo corpo e che risposte ti dà e poi di conseguenza tu come ti comporti? Allora, una delle somatizzazioni più recenti che ho avuto è stato un dolore ai denti molto forte, come ti accennavo poi prima dell'inizio, quindi venerdì sera proprio il non poterne più. Conoscendomi, so che quando ho questo dolore così forte, ok la medicina, ok che ci può essere un qualcosa, ma sicuramente sotto c'è anche una forte somatizzazione, quindi un accumulo di emozioni che arrivano all'esplosione su un punto del mio corpo. Quindi mi metto in piedi, in bagno, in camera, dove ho un piccolo spazio per me, comunico col mio bambino proprio attraverso questo movimento, con l'inconscio, scusate, a sbriciolare, e lo faccio sia con la mano sinistra che con la mano destra, per capire quale mano mi attiva. Quindi io devo percepire una naturale, istintiva spinta in avanti, come se davanti a noi si mettesse un magnete che ci tira. Consiglio anche a delle persone che lavorano con me, quando fanno questo movimento, di contare nella mente, proprio per distrarre la parte razionale. Quindi da 10 a 1 a ripartire, in modo tale che le difese razionali si abbassano e lasciano libero il nostro inconscio di esprimersi. Vuoi fare vedere forse, Valentina? Ti do un suggerimento per te, ricordati che... Ah, ma certo, sì, io allora, ci stavo provando. Dov'è che sei adesso? In quale stanza di casa tua, del tuo appartamento sei? Ma io normalmente mi sento a mio agio in bagno, quindi prendo il mio piccolo spazzetto sul mio tappetino Ikea, tranquilla, e faccio attivo il mio bambino, quindi... Il tuo? Il mio inconscio, scusate. Okay. Io so di avere la mano sinistra, quindi nel momento in cui chiudo gli occhi e muovo la mia mano sinistra, istintivamente io... vengo in avanti. Nel momento in cui vengo in avanti, chiedo qual è la mia esigenza, proprio anche ad alta voce. Per cui, caro mio bambino, il dolore che ho al dente dipende da fattori emotivi, sì o no? Sì, bene. Caro mio bambino, per fare in modo inconscio. Che questo dolore, caro inconscio, per fare in modo che questo dolore si abbassi e vada via via a sparire, che cosa devo andare a scaricare? Devo scaricare rabbia, sì o no? Devo scaricare sofferenza, sì o no? Devo scaricare paura, sì o no? Sofferenza, ok. Allora, caro bambino, io adesso ti propongo uno scarico di sofferenza in cambio di tenere, di far sparire questo dolore. Perfetto. Ti chiedo, caro mio bambino, di farmi sollevare come servizio emotivo per te, come scarico, il braccio destro, che diventerà sempre più leggero, sempre di più, fino a sollevarsi. Bene, caro mio bambino, grazie, caro inconscio, così, bene. Ok, bene. Ok, bene. Ok, caro bambino. Se questo, caro inconscio, è il massimo che devi scaricare, puoi fermarti qui e puoi farmi riabbassare il braccio. Ok, bene. Ok. Sei soddisfatto, caro inconscio, sì o no? Ok. Quindi confermi che il mio dolore al dente passerà completamente, sì o no? Bene, ti ringrazio. Ok. Vorrei sottolineare questo. Quindi, sì. Volevi, posso? Perché, no. Attenzione, così, ripeto, una persona esperta può fare un effetto e dire, ma sembra come cucinare la pasta, è una cosa veloce. Attenzione che dietro ognuna di queste cose, per esempio, il braccio sinistro, lo scopritore Stefano Benemeglio, padre delle discipline analogiche della ripresa dinamica, c'è un mondo sul fatto che lei utilizzi il braccio sinistro, che vuol dire ha a che fare con la conquista dell'oggetto del desiderio nella vita, dal genitore al partner al lavoro della tua vita. E poi volevo anche dire, lei adesso lavora così, ma quando fate questo test dovete essere pronti a piangere o a scaricare le rabbie mentre il braccio si solleva. Come dice Emil Cioran, il coraggio che la persona deve avere, sennò sembra troppo facile questa cosa, uno non dice ma c'è qualcosa che non mi torna, devi avere il coraggio di soffrire
per allontanare la sofferenza vera che vivi, perché nel fare quello, tu ti ricordi Valentina, noi tutte le prime volte che razza sì. di lacrime di sangue escono mentre si fanno questi test, è come se la persona, quando io faccio quegli esercizi per la schiena certe volte, mi metto giù, all'inizio ho male. Quindi dico, ma chi me lo fa fare? Mi prendo un farmaco e lo faccio passare. Invece dico no, l'osteopata mi dice che devo andare lì. Oppure per esempio, un altro esempio che a me piace, lo sai come si fa quando sanguinano le gengive, a parte curare la causa a monte per fare interrompere questa cosa? No. Lo sai? Devi andare con lo spazzolino dall'alto al basso e farle sanguinare ancora di più finché esce. Ma all'inizio ti fa un po' male e ti è brutto vedere il sangue esce, ma poi stai bene. Quindi spesso, quando si interviene su un problema bisogna accettare di entrarci dentro, e questa cosa qui vuol dire tante volte pianti e scarico di rabbia. Benissimo. Allora assume la corposità, la veridicità della cosa, perché ripeto, così mi sembrava quasi un giochetto, no? Invece dobbiamo far capire al telespettatore. Quindi che ti capita ancora di piangere? Sì, a volte assolutamente sì. O che reazioni hai a volte? A volte può anche mancare il respiro, nel senso che proprio ti senti la gola che si chiude, piuttosto che un forte senso di nausea, quando proprio hai da buttare fuori un qualcosa di molto, molto pesante. Chiaramente qui, soprattutto nel mio caso, si fa vedere più veloce, ma anche perché io ci lavoro tutti i giorni. Cioè per me il dialogo col mio inconscio è continuo e costante. Per altre persone, soprattutto per quelle che si approcciano le prime volte, può essere molto più doloroso, cioè la strada per il cambiamento è lastricata di dolore, non è che sia una cosa così semplice, ecco. Visto che tu comunque aiuti molte ragazze, ma adesso collabori anche con loro, anzi sei proprio la direttrice del centro di associazione di promozione sociale MAPEI, tu richiedi insieme al dottor Cirelli diverse richieste di aiuto. Quali sono le somatizzazioni maggiori che richiedete, cioè ricevete in questo periodo? Le maggiori di questo periodo sono state il senso di solitudine, molto molto forte e incontrollato, che quindi portava a spesso crisi di pianto incontrollabili, piuttosto che crisi di rabbia molto forti da non riuscire a gestire. Insieme a Andrea lavora molto anche su quello che è l'ansia, per cui magari fanno i primi incontri con lui per capire che comunque non c'è una situazione clinica ma una situazione di forte somatizzazione, e poi vengono a me per imparare ad autogestirsi, a capire che cosa dare a se stessi, al proprio inconscio, proprio per non ricadere in questa situazione di ansia. Ecco, c'è una testimonianza di una ragazza, se non ricordo male, sarda? Sì, esatto. Sarda, che avete aiutato proprio recentemente. Sì. Se la regia ce la può far sentire, così poi la commentiamo insieme. Ciao a tutti, sono Alessandra. Qualche tempo fa ho avuto un problema alle gambe, legato all'equilibrio. Le gambe mi cedevano completamente. Questo causato dall'ansia, dallo stress e da diversi fattori, insomma. Dopo qualche giorno ho contattato Valentina, che con le sue consulenze mi ha aiutato tanto e mi ha aiutato a rimettermi in piedi e a riuscire di nuovo a camminare. Ecco, non stiamo parlando di una magia, perché questa ragazza per fortuna penso non soffrisse di patologie così, diciamo, congenite gravi, ma qualcosa era successo. Lei ha parlato di equilibrio. Sì. Allora, questa ragazza arriva dopo varie visite mediche di qualsiasi tipo, perché nessuno capiva la causa di questa mancanza di equilibrio. Mi viene in mente Heidi. Esatto, esatto. Quindi arriva da Andrea, che fa un'analisi di quello che era la sua situazione e capisce che c'è proprio una forte somatizzazione fisica. Quindi la passa a me, comincio a seguirla, e la sua era proprio un accumulo di emozioni, di stress, di ansia. 18 anni. Soprattutto la causa primaria era la scuola. E quindi quello quantomeno che lei denunciava inizialmente era la scuola. E andando proprio col suo inconscio a lavorare, abbiamo addirittura dalla prima seduta, mi arriva un messaggio dopo la conclusione della prima seduta, dopo una mezz'oretta circa, dove lei mi scrive: mi sono resa conto che mi sono alzata e da sola sono arrivata in sala. Quindi l'inconscio ha dato quello che era una risposta
a ciò che è stato fatto talmente forte da non farle neanche rendere conto che lei si è alzata e ha ripreso tranquillamente l'equilibrio. E ha pianto durante la prima seduta? Sì, durante la prima consulenza ha pianto, sì. Quindi aveva bisogno di liberarsi di tutte le sue... Ecco, se posso permettermi, allora tu capisci che è stato evidenziato subito se i colloqui medici sono state fatte, se ho valutato io con i test che non si trattava di una cosa pervasiva sulla personalità o tutto che richiedeva assolutamente l'intervento del psicologo, non scherziamo su queste cose, ma io vorrei che a scuola ci fosse per ognuno di questi ragazzi che con le canne, con l'alcol, con chissà cosa, vanno a cercare di superare qualcosa che non è per forza clinico. Il problema, dicono tutti gli approcci allo studio della psicologia oggi in senso pratico, pensiamo all'approccio strategico di cui ho parlato tanto, ma anche all'approccio analogico o l'approccio sistemico o rogersiano, pensiamo a tanti approcci moderni, che il problema in prima battuta emotivo è un problema di comunicazione con noi stessi o con gli altri. Quindi perché non insegnare a comunicare con le emozioni prima di prescrivere a questa ragazza: tu sei una designata paziente, devi fare perché tu hai un problema clinico. Le visite le ha fatte, i test li ha fatto, siamo perfetti con la scienza. Adesso pensiamo che una coach che lei stessa per prima ha imparato a gestire il suo autocontrollo, le sue emozioni, a gestire la gastrite che ha denunciato qui, a gestire le abbuffate che ha denunciato qui, insegni ad altri, magari giovani o altro, a gestirsi. Pensiamo alle problematiche dello studio, alle problematiche. Questo fa il coach, è un personal trainer delle emozioni un po'. Più che pensare troppo a sviluppare 3.000 muscoli, bisognerebbe gestire il muscolo delle emozioni. Visto che tu sei una life coach anche di Vanity Fair, quali sono le domande più frequenti che ti fanno spesso? Quali sono le somatizzazioni, le emozioni che ti chiedono maggiormente aiuto? Allora, diciamo che in questo lockdown ho scritto parecchi articoli con Vanity Fair, anche perché tendiamo con Vanity Fair, attraverso il life coaching, a rivolgerci a quello che sono di più i giovani, che comunque leggono la rivista. E abbiamo parlato di solitudine, cioè il fatto che si sentissero soli pur essendo circondati da persone, dell'ansia, della paura del futuro, l'incertezza su come andrà l'università, su come andrà l'esame di maturità, il non dormire, perché i giovani tendono molto a somatizzare sul non dormire proprio. Abbiamo parlato anche di quello che era la gestione col rapporto con i genitori, del rapporto con i propri genitori, di come riuscire a gestirli, e dell'autostima. Quindi lavorare proprio sul come riuscire ad acquisire più autostima. E ci siete riusciti? Abbiamo avuto delle buonissime risposte. È vero, sì, che rispondendo a delle lettere, delle richieste d'aiuto si fa fatica, però presumo che anche i pazienti arrivino da voi queste richieste in studio, no? Arrivano, sì, assolutamente, e dico anche che sì, abbiamo avuto delle buonissime risposte, nel senso che nel momento in cui dai una risposta, ma la dai veramente sincera, col cuore, la dai sentita, quindi ti assumi la responsabilità di ciò che dice, dall'altra parte viene recepito questa cosa. E quindi i ragazzi hanno molta voglia di interagire, molta voglia di farmi ulteriori domande. Quindi riescono a dormire di notte, riescono ad essere, sì, più sereni in casa, ad avere un dialogo magari maggiore con i genitori, con i fratelli? Assolutamente sì. C'è da dire che ho riscontrato che nei giovani come coach ci sono meno resistenze rispetto che negli adulti. Quindi nel momento in cui gli si passa un concetto, gli si dà un esercizio, hanno voglia di mettersi in gioco e lo fanno. E chiaramente i risultati si vedono. Ultima battuta, dobbiamo concludere. No, mi ha colpito una cosa che ha detto dei giovani, che è vera, ma è vera anche per gli adulti, sull'insonnia. Sarebbe quasi il caso di tenere una puntata anche per spiegare, proprio unire sia gli stratagemmi mentali dell'ottica strategica al negoziato emotivo, che è un effetto anche della quarantena. No, io più che battuta direi evviva che ci sia la possibilità di dare a tutti, tramite non per forza i clinici, ma questi personal trainer delle emozioni che sono i coach, la possibilità di conoscerci e di gestirci in questa casa, in questa fase. Io sono padre come tu sei madre, più che battute vedo i miei figli e penso al rapporto con gli altri figli, quindi penso a genitori coach, a nonni coach, a zii coach, a ragazzi che imparino a gestirsi. Poi se una canna se la faranno comunque o berranno qualche birretta, sì, ma è diverso da non avere queste compressioni di rabbie e di emozioni che possono creare disagi gravi. Condivido in pieno.
Allora, niente, noi purtroppo i minuti a disposizione sono davvero volati. Ringrazio il dottor Cirelli, ringrazio anche Valentina. Noi ci rivediamo la prossima settimana con un altro argomento. Vi ricordo che comunque potete rivedere la nostra trasmissione sia sul sito internet che sul nostro canale YouTube, dove trovate poi anche riferimenti degli ospiti che ci vengono a trovare. Grazie ancora, arrivederci e alla prossima puntata. Grazie. Thank you.